Buongiorno. Cosa avete, buste per caso? No. Non avete niente? No. Fabrizio Vezzi, di buon'ora, nonostante la bella giornata, a pulire eventualmente, a raccogliere i detriti che Madre Natura e anche le persone hanno lasciato. Certo, è un momento, è un periodo di sensibilizzazione, questo nel mondo, ma soprattutto abbiamo a che fare anche con grandi problemi nella nostra città. Comunque abbiamo trovato diversi rifiuti di ogni genere, dal vetro, dalla plastica e dalla carta. Comunque anche un ringraziamento a Surfrider Foundation e al Rotary Club Bari Agora per averci coinvolto in questa iniziativa e aver portato questo grande progetto anche ad Alghero. Quindi un ringraziamento anche a tutte le persone che hanno voluto collaborare con noi, come ai ragazzi della Consulta, all'amministrazione comunale e altri non meno importanti sicuramente. Può essere che in un periodo in cui soprattutto gli adulti fanno finta di non capire certe problematiche, è importante da parte vostra che ci sia questo messaggio di novità, ma non è di novità assoluta, è una rottura, perché comunque c'è stato un periodo in cui c'è stata poca sensibilità, i ragazzi sono un po' distratti, diciamo la verità. Diciamo che adesso questo tema sta diventando molto caldo ultimamente, è come se stesse diventando una moda, ma è una moda buona anche. Bisogna continuare a sensibilizzare le persone, soprattutto ragazzi, noi ci mettiamo del nostro in effetti, ma speriamo di riuscire prossimamente a raccogliere più persone, magari in un altro luogo. Come dire che usciamo dal modo di dire, esatto, e cominciamo a fare qualcosa anche noi, certo, perché comunque sempre gli altri non possono fare tutto. Comunque siamo in uno spicchio di riviera, di Golfo di Alghero, che è bellissima, sembriamo alle Caraibi, sì, Caraibi, cioè colori bellissimi. Poi oggi la giornata accompagna, per fortuna. Cioè possiamo dare un'immagine diversa anche di Alghero, perché comunque noi ultimamente ci stiamo un po' rapportando con delle immagini di Alghero che non sono bellissime, sembra che il problema di Alghero sia solamente spazzatura, esatto, problemi, questo è bellissimo, solamente il colpo d'occhio mi sembra, poi certo, ditelo voi, perché io non è che... No, assolutamente, comunque abbiamo una buona cornice, una bellissima cornice che racchiude quello che è la nostra città. Alghero non è solo rifiuti, Alghero è anche altro. Rotarac, una parte del Rotary, quindi la parte giovanile. Vedervi così presenti, interessati e soprattutto attivi fa solamente piacere. La nostra associazione quindi ha deciso di partecipare a questo progetto internazionale perché partecipano pure altri club Rotary del mondo e quindi ha deciso di coinvolgere anche altre associazioni di Alghero e penso sia un'iniziativa
appunto molto bella, perché è un'esigenza appunto della spiaggia di Alghero, ma non solo di qui, e quindi sono molto felice della quantità di persone che si è presentata oggi, perché appunto è un problema attuale non solo di Alghero, e quindi credo debba essere affrontato. Massimiliano Cadetu, e voi cosa state facendo? Noi siamo qui assieme a tutte le altre associazioni a dare una mano. Quello che si è venuto a realizzare oggi è una bellissima attività che vede coinvolte una serie di associazioni giovanili molto importanti per il territorio. Abbiamo il Rotaract con Fabrizio Ezzi, c'è la consulta giovanile che è rappresentata oggi qui da Federico Contu, ci sono una serie di persone e associazioni che sono state felicemente coinvolte, che erano loro stesse felici di essere coinvolte. Stiamo lavorando per la città in vista di un problema che viene identificato a livello mondiale. La spiaggia è la risorsa di Alghero, è un capitale se vogliamo, è il nostro biglietto da visita, è qualcosa di prezioso che comunque dobbiamo preservare. Alghero non è sporcizia, Alghero non è quello che qualche volta facciamo vedere, Alghero è anche questa, veramente una cosa da trasmettere anche a chi ci sta guardando. Guardate, più volte si è detto come critica, come elemento positivo, il fatto che Alghero abbia un turismo di tipo balneare. Questo elemento è assodato a prescindere dal fatto che appunto lo si descriva positivamente o negativamente. Una cosa è certa, la spiaggia è un bene di tutti, è un bene di cui tutti dobbiamo godere e da cui Alghero di base mangia. Tenerla pulita non può avere colore politico, non può avere ripensamenti rispetto ad esempio a chi ci ha detto siamo troppo vicini alle elezioni per poter fare un'azione di questo tipo. Non è questo il modo di ragionare, non è questo il modo di operare per la città. La spiaggia è un nostro bene e è importante che lo manteniamo pulito. Federico Conti, anche la consulta giovanile qua presente oggi, attiva, presente, vari contributi. Sì, assolutamente, non potevamo mancare a questa iniziativa del Rotaract, l'abbiamo subito accolta a braccia aperte, perché diciamo la verità, spesso siamo proprio noi giovani che manchiamo di rispetto per primi a questi luoghi, quindi abbiamo ritenuto necessario coinvolgere più persone, più associazioni possibili per aiutare il Rotaract in questa bellissima iniziativa.